E oggi nelle piazze di tutta Italia, domani in conferenza stampa, l'abbiamo già fatto in Parlamento, noi abbiamo un piano energetico nazionale, è pronto. Noi pensiamo ad una vera e propria costituzione di una repubblica ambientale. Abbiamo un'altra visione proprio di sviluppo legata appunto all'energia rinnovabile. Possiamo uscire dal carbone entro il 2020. Sono proposte concrete, abbiamo un piano. Il Movimento 5 Stelle ha sviluppato un piano energetico da qui al 2050. Perché un piano energetico è una manovra economica in un paese come il nostro. L'Italia può diventare e deve diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili. Prima si inizia ad investire sul serio nelle rinnovabili, a cambiare il paradigma di ragionamento e prima ci si arriva. È evidente che è un percorso lungo, perciò sono paesi in tutto il mondo che già l'hanno intrapreso. Noi invece trivelliamo i nostri mari e tentiamo di boicottare, come fa il presidente emerito Napolitano o il presidente Renzi, un referendum sulle trivellazioni. Cioè proprio sono fossili nel cervello. Noi abbiamo un'altra visione. Queste persone qui, chiamate ieri in rete, convocate, arrivano tutti quanti ad ascoltare delle proposte qui durante un giorno importante come questa festa nazionale, è la dimostrazione che c'è un'Italia che ragiona in maniera totalmente opposta al modo di ragionamento dei partiti, a cominciare da Renzi, che ha mentito su qualsiasi proposta che abbia fatto in passato. Il dovere di una forza dell'opposizione è seguire assolutamente e fare pressione affinché le bonifiche vengano fatte sul serio, perché nella Terra dei Fuochi le bonifiche non sono state fatte, all'Ilva le bonifiche di fatto non sono state fatte. Mi auguro che qui verranno fatte. Il compito dell'opposizione sarà verificare e soffiare appunto sul collo di coloro che governano attualmente per far sì che compiano il loro dovere, che facciano il loro dovere. Però è complicato. Io noto che qua, quando si tratta di tirare soldi fuori per le bonifiche, dicono non ci stanno mai, però invece per il TAV ci sono, per gli stipendi faraonici dei deputati ci sono, per l'Expo ci sono, però non ci dicono poi se ha avuto dei debiti. Cioè per le opere che servono alla politica ci sono sempre, per le opere che servono alla salute dei cittadini purtroppo il denaro non si trova. Berlusconi sta lavorando da sempre solo esclusivamente in favore di Renzi. L'obiettivo di Berlusconi è far arrivare Giachetti al ballottaggio, perché qualora il PD non arrivasse al ballottaggio sarebbe una sconfitta incredibile, sarebbe un danno enorme per il governo Renzi. Berlusconi lavora per Renzi da sempre. Renzi ha di fatto prodotto un falso bilancio ancora più blando di quello berlusconiano, facendo un favore a Berlusconi, e Berlusconi gli ha restituito il favore mandandogli Alfano. Poi Alfano non bastava, gli ha mandato Verdini, i verdiniani, questo che è condannato per corruzione e riforma alla Costituzione. Mettetevi in testa che Renzi e Berlusconi sono la stessa identica cosa, lavorano, il patto del Nazareno è forte e lotta contro gli interessi dei cittadini.